Salve, ben ritrovati ancora una volta. Siamo qui con Ai Fornelli con Rick con la ricetta di quest'oggi. Allora, vi proponiamo un primo piatto a base soprattutto di verdure. Abbiamo come protagonisti i funghi, questo tipo di funghi dal nome impronunciabile, funghi Pleitonutus. Ci proviamo, è quasi uno scioglilingua, insomma quei funghi lì, no? Eccoli, questi qua. Poi la verza, sempre per quanto riguarda la verdura, e poi useremo i cubetti di cotto, andrebbe la pancetta, però non andiamo sul leggero, usiamo il cotto. Questi sono gli ingredienti principali, poi ora andiamo ai fornelli e vi presento gli altri ingredienti. Allora, mi ero dimenticata di dire quale tipo di pasta usiamo per questa ricetta. Usiamo le tagliatelle o le fettuccine, insomma le pappardelle, quello che voi volete. In questo caso noi abbiamo deciso di usare la pasta lunga e pasta all'uovo, ma voi potete usare anche pasta di grano duro, di semola e pasta corta, insomma quello che più volete. Intanto abbiamo messo a riscaldare nella padella un goccino d'olio, del basilico e della cipolla tagliata, e quando inizierà leggermente a dorare, non a soffriggere ma a dorare, butteremo giù i cubetti di prosciutto cotto. Ecco, come vedete adesso abbiamo aggiunto i cubetti, li abbiamo fatti dorare insieme con il trito di cipolla e basilico e olio, e ora andiamo ad aggiungere, ecco qua che si forma la solida nebbia, no, anzi questa volta ci è andata bene. Aggiungiamo la verza e i funghi che abbiamo tagliato grossolanamente. Abbiamo sfilettato la verza e tagliato i funghi. Questo mix adesso lo facciamo amalgamare insieme, dopodiché sfumiamo con un goccino di vino e aggiungiamo un pizzico di sale. A questo punto della cottura andiamo a sfumare aggiungendo un goccino di vino, poco poco, giusto per dare un tocco di sapore, e poi andiamo ad aggiungere un pochino di passata, poca poca, giusto per dare un pochino di colore e altri sapori. Se c'è bisogno aggiungete un bicchiere d'acqua, come faremo noi fra un pochino, e lasciate cuocere per almeno 15 minuti circa. Ecco qui le nostre fettuccine che abbiamo cotto e scolato, 4-5 minuti massimo le fettuccine. Adesso le stiamo amalgamando e ripassando in padella, le abbiamo messe in padella. Se vi piace potete aggiungere anche della mozzarella, e quindi in questo caso si fondono insieme. Oppure un'altra versione, potete ripassarli al forno, sempre con della mozzarella. E niente, così abbiamo impiattato le nostre tagliatelle, le nostre fettuccine con verza e dadini di prosciutto cotto e funghi. Se vi piace potete spolverare così con del formaggio grattugiato e iniziare a gustarle. Niente, spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Intanto si forma la nostra solita nebbiolina. E noi vi aspettiamo al prossimo appuntamento, sempre con le ricette, con i video tutorial, con i vlog, con gli outfit, chi più ne ha più ne metta. Rimanete con noi, bye bye!